preocupado por la falta de sentido que tenían los jóvenes, la falta de esperanza, de entusiasmo, de ilusión. En medio de la crisis social, política de Argentina, del que se vayan todos, él creía que la educación tenía que volver a reunir a los jóvenes y volverlos a entusiasmar con la participación. Así es que nos encomienda a mí y a un grupo de enseñantes a que armemos una propuesta educativa innovadora, y se empezó a armar un programa que se llamó Escuela de Vecinos. Y logró que 37 leyes del país surgieran a partir de las propias iniciativas de los jóvenes. Así es que cuando él lo hace en Papa, lleva esta experiencia a nivel mundial. Y estamos felices que Nápoles ya sea una ciudad educativa y que gracias al síndico y a la ministra de Educación está teniendo ya los frutos que está mostrando en toda Italia y en el mundo. Le scuole di Napoli, gli atenei campani e le aziende che hanno sostenuto il progetto Napoli Città Educativa nell'ultimo anno si sono ritrovate stamattina a Palazzo San Giacomo in un incontro con l'Organizzazione Internazionale di Diritto Pontificio Scholas Occurrentes, presente in 190 paesi del mondo, che a Napoli ha portato la sua proposta di incontro tra i giovani, coinvolgendo circa 400 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città e costruendo un dialogo tra i vari territori su temi come la violenza e il pregiudizio. Un lavoro che attraverso l'educazione aiuti a ricomporre tutta una frammentazione che c'è nei giovani innanzitutto, ma anche nella realtà sociale. Ci vuole uno studente, ci vuole un ragazzo, ci vuole un bambino per ricostruire il villaggio educativo, perché attorno al bisogno dei giovani allora si possono mobilitare tanti soggetti che trovano in questa alleanza non solo la possibilità di rispondere a questo bisogno, ma anche di trovare loro stessi un senso, un significato in quanto vanno facendo. Successivamente è stata ricevuta una scolaresca del quarto circolo didattico Maria Cristina di Savoia, nel quale, durante un progetto di scambio epistolare che ha promosso fra gli studenti il valore dell'uso della comunicazione cartacea, i ragazzi hanno predisposto 18 richieste per migliorare la città, contenute in una lettera che è stata consegnata al sindaco.